Ciao a tutti. Avete passato un buon Natale? Spero di sì. Io abbastanza, dai, è andata abbastanza bene. Se non altro l'ho passato con la mia famiglia, in tranquillità, almeno per qualche ora. Allora, sono qua per parlarvi finalmente di Nessar, dopo aver rimandato e rimandato. Io premetto che non so neppure se si dica così, perché l'autore, che si chiama Håkan Nesser, e che è nato nel 58, è un autore svedese, quindi spero che la pronuncia sia questa. Non ho scelto tra i romanzi di cui parlarvi i suoi, non ho scelto quello che mi piaceva di più, ho scelto quello che riuniva i suoi due principali detective. Uno è il commissario Van Beteren e l'altro è il commissario Barbarotti. In questo caso particolare, il cui titolo adesso vi dico qual è perché in questo momento non me lo ricordo, in questo caso particolare i due commissari si trovano a indagare insieme. Partiamo dal titolo, anzi partiamo prima dal luogo. Tutte le indagini di Nesser, dei personaggi, dei romanzi di Nesser si svolgono in un immaginario paese, non si capisce bene se svedese o danese, noi presumiamo che sia svedese perché il paesaggio è quello, è un po' come il commissario Montalbano, no? Che opera in un paese immaginario ma descritto in modo realistico, ecco qui è la stessa cosa. Allora, il caso di cui vado a parlare, sto prendendo il mio Kindle perché allora io ho questo. In genere i romanzi di Nesser sono editi da Guanda. Questo è un altro romanzo, Il caso G, ed è l'ultimo romanzo che vede l'ispettore Van Beteren in funzione completa, nel senso che è commissario. Dopo questo caso il commissario si dimetterà e subentrerà una serie appunto col commissario Barbarotti, che dal nome capite che è di origine italiana, italo-svedese. Invece il romanzo di cui vi voglio parlare quest'oggi, sto prendendo, per quello che mi vedete guardare, sto prendendo il titolo. La confraternita dei Mancini, non era difficile, l'ho guardato ieri sera. Io non sempre ricordo i titoli delle cose che leggo, anche perché leggo davvero tanto. Allora, la confraternita dei Mancini. Come mai si incrociano in questo giallo i due commissari? Perché Van Beteren è ormai in pensione da parecchi anni con la sua Ulrike, la nuova compagna che abbiamo imparato a conoscere se abbiamo letto tutti gli altri romanzi della serie, è in vacanza, è in pensione in realtà, ma non fa proprio il pensionato a casa, ma si occupa di quella che è la sua grande passione, cioè l'amore per i libri. Ha rilevato una libreria antiquaria e da anni, in modo assolutamente poco lucroso, perché è aperta a tutti, perché fornisce libri quando è necessario anche gratis, un po' come Mirna da Gamache, nella serie di Gamache. Il nostro commissario Van Beteren gestisce questa libreria antiquaria, quindi non segue più casi, non lavora più come poliziotto. Cosa succede? Succede che il suo vecchio vice, che nel frattempo è diventato il nuovo commissario e che sta per andare in pensione a sua volta, quindi sono passati anni, si ritrova tra le mani un cold case, cioè un vecchio caso. Scoprono che un vecchio caso a cui avevano lavorato Van Beteren come commissario e il vice, appunto, come vice, in realtà è risolto. Avevano indicato l'assassino sbagliato. Adesso non voglio raccontarvi il caso, per cui sarà meglio che andiate a leggere.
Sta di fatto che c'è un personaggio che non era in prigione, che sembrava scappato alle maglie della giustizia, ma di cui loro erano assolutamente convinti essere, cioè loro erano assolutamente convinti che questo personaggio fosse l'assassino. Invece, a distanza di quasi 20 anni, il corpo di questo presunto assassino viene ritrovato e quindi si riapre tutta la questione. Si riapre tutta la questione, che questione? Sostanzialmente si era trattato di un rogo, di un albergo, dove si erano ritrovati per una rimpatriata gli appartenenti a un club che si chiama il Club dei Mancini. Come nasce questo club? Questo club nasce dal fatto che dei bambini negli anni 60, Mancini, venivano molto puniti dalla loro insegnante e di conseguenza alcuni di questi bambini si alleano e fondano un club. Questo club è in realtà andato avanti anche quando l'insegnante è morta, dovremmo poi capire come e perché, se per caso di vecchiaia oppure no. E poi questo club è andato avanti nel senso che i partecipanti di questo club, sì, che non erano numerosissimi, si sono dati una mano anche negli anni dell'adolescenza e della gioventù, finché a seguito di un'avventura più rischiosa, più brutta delle altre, questi ragazzini un po' sbandati hanno poi sciolto il club e non si sono mai più ritrovati. Ciascuno di loro è diventato adulto, c'è cioè chi si è sistemato e chi no, chi ha fatto fortuna e chi no, chi ha una famiglia e chi è solo. E a un certo punto a tutti i partecipanti di questo club, a distanza anche qui di 20 anni, viene dato appuntamento in un hotel. Il giorno dell'appuntamento questo hotel va a fuoco e muoiono 4 persone. La quinta viene considerata, anche per tutte le prove, tutti gli indizi, comunque lo leggerete. Se leggerete il testo lo scoprirete, viene considerata inoppugnabilmente l'assassino. Viene ricercato per anni, poi non si ritrova e quindi insomma il caso finisce non tra gli irrisolti perché l'assassino era stato individuato molto chiaramente con tanto di prove e tuttavia non viene mai catturato questo assassino. Ripeto, finché il presunto assassino viene ritrovato a distanza di altri 20 anni, quindi siamo passati dagli anni 60 al fine anni 90, viene ritrovato in un terreno. A quel punto il commissario Van Vitteren, in controvoglia, è costretto a riaprire il caso. E per riaprire il caso è costretto a recarsi sul posto del ritrovamento del cadavere e quella zona è territorio del commissario Barbarotti. Due parole su questi commissari. Allora, Van Vitteren è il classico commissario svedese, molto un po' cupo, un po' alcolizzato, contorto, introverso, un genio nel risolvere i casi, ma problematico nei rapporti personali. E questo non gli impedisce di avere una storia molto bella con questa donna che incontra, diciamo, lavorando per strada, nel senso che questa donna è stata a un certo punto addirittura sospettata di un omicidio. E da lui stesso, dagli stesso, ma lei non era colpevole. Tra i due, piano piano, con molta cautela, perché hanno entrambi un vissuto pesante alle spalle, nasce una relazione che diventa il nucleo poi di una futura famiglia. Non avranno figli perché entrambi ne hanno dai precedenti matrimoni,
ma metteranno insieme, insomma, la loro prole e il loro amore. Barbarotti è un personaggio completamente diverso, è un personaggio intanto estroverso, anche lui un pochino tormentato, ma appena appena, giusto anche per il lavoro che fa. In realtà è molto estroverso, è convinto di avere un rapporto privilegiato con Dio. Van Vieteren è assolutamente ateo, Barbarotti è assolutamente credente, anche se non in modo tradizionale, non seguendo le regole di un culto codificato, ma leggendo la Bibbia. Sì, entrambi i commissari hanno l'amore per dei libri, ecco, anche se è giocato in maniera diversa. E Barbarotti, anche lui, una splendida famiglia, lui ha una splendida famiglia numerosa con tanti figli, una moglie che adora e da cui è adorato, che però, leggendo anche qui la serie, scopriremo che, come dire, muore, rimane vedovo con grande dolore, con grande disperazione, e anche lì piano piano nasce una relazione che in qualche modo è sempre stata un po' in sottofondo con una sua collega e che, impiegandoci anni dalla morte della moglie, diventa poi, e benedetta dalla stessa moglie in realtà in punto di morte, diventa poi una relazione fissa e profonda. Allora, i due commissari molto diversi, che a stento si sopportano, in questo caso si ritrovano a indagare insieme e qui mi fermo. Posso ancora aggiungere che devono indagare sul rogo, devono indagare perché sono state uccise queste persone, oltre che da chi, devono trovare il vero assassino e in mezzo c'è anche una questione, come posso dire, di scambi di persone, ecco, non vi dico altro. È una bella lettura. È una bella lettura, non è troppo cupa. Di Carambò, se volete sapere quale mi è piaciuto, di Van Vieteren, se volete sapere quale mi è piaciuto di più, è Carambò come romanzo. Decisamente amo di più la serie con Gunnar Barbarotti, per diversi motivi, di cui magari parleremo un'altra volta. Io come al solito non vi ho chiesto di iscrivervi, quindi ve lo chiedo ora, per favore iscrivetevi al canale se vi piace quello che vi racconto, se vi interessano i miei suggerimenti di lettura. Dovremmo vederci giovedì prossimo alle 18 perché il giorno è il giovedì alle 18, sono sincera, non sono sicura di riuscirci questa volta. Però chi mi segue su PM Culture vedrà, scriverò un messaggio, ecco lì, oppure farò un breve short, forse meglio ancora, per dirvi se l'episodio di giovedì prossimo alle 18 ci sarà oppure no. Vi presenterò l'ultimo, come vi avevo detto, l'ultimo libro di Louise Penny e della serie di Gamache, Tracce dal passato. E poi vi vorrei parlare anche di Tutti i diavoli sono qui, che è il mio preferito in assoluto della serie. Vediamo se faccio questo o se faccio l'altro e vediamo quando lo faccio. Vi abbraccio, vi auguro veramente un felice anno nuovo, un 2024 che sia sereno, il più possibile sereno per tutti voi. E un abbraccio, iscrivetevi per favore, iscrivetevi, grazie, buon 2024.